Buonasera a tutti e ben ritornati o benvenuti nel canale. Ovviamente neanche ve lo sto a dire cos'è questo rumore di sottofondo, è lo scaldino che ho qui in camera, come spesso dico nei video, però regolo sempre l'audio in modo che si senta il meno possibile. Comunque mi vedete totalmente struccata perché oggi andremo a fare un video test. In realtà il video test riguarda un mascara e quindi avrei potuto fare la base, ma se metti caso il mascara non mi piace, me lo strucco velocemente senza pensiero di andare a rovinare la base, quindi la base la farò dopo. Allora, questo mascara è di Essence, è I Love Extreme, che esiste da 1500 anni e io ne ho sentito parlare appunto da tante youtuber, da tante persone da diverso tempo. E la maggior parte ne parlano tutti veramente bene perché sembra che veramente dia questo effetto super volumizzante. Il prezzo non me lo ricordo, ma come tutti i prodotti di Essence è veramente basso, ve lo lascio scritto in sovraimpressione. Il mascara è questo qua. Tra l'altro il packaging mi sa molto carino. Quindi diciamo che è un video che va a continuare la serie dei video test di prodotti economici che ho fatto ultimamente. Vi lascio tutti i video dove testo prodotti make-up economici giù nell'info box. Dunque, inizio prima mettendo una matita e metto la mia solita della Essence. In realtà mi sono appena accorta che prima di mettere la matita devo fare la base alla palpebra, però non è un problema perché la matita per ora l'ho messa solo nella rima interna superiore. Quindi appunto vado a prendere il mio solito correttore della Kiko e lo metto sulla palpebra per creare la base. Comunque alla fine metterò un po' di ombretto, quindi la base mi serve. In più, vedete, mi è scolata la matita perché non gli ho dato il tempo di asciugarsi e ho chiuso subito l'occhio, anche se in realtà questa matita ha una durata molto lunga, non mi ci ha mai fatto, però è sicuramente appunto questa cosa data dal fatto che non gli ho dato il tempo di asciugarsi e ho chiuso subito l'occhio. Ora vado a mettere un po' di cipria per fissare il correttore. Come ombretto voglio andare a fare la stessa cosa che ho fatto nell'ultimo video, ovvero usare questo blush della Pupa, di questo bellissimo colore rosa luminoso, che è un blush che era di mia madre, quindi di parecchio tempo fa, non penso che lo possiate trovare, e si chiama Luminis, e lo vado a mettere solo nella piega palpebrale. Appunto questo make-up ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video, perché è il mio make-up preferito del periodo. Ora vi vado a mettere la matita. Ora passiamo finalmente all'applicazione del mascara. Non l'ho mai aperto ancora. Allora, lo scovolino è bello grande, è il classico tipo di scovolino che piace a me, bello grande e cicciotto. Vado leggermente a scuoterlo perché è la prima volta che lo uso e andiamo a vedere se sarà all'altezza del mio amato Vamp Extreme della Pupa. Ah, già mi piace perché vedo che rilascia subito il prodotto e quindi comincia subito a volumizzare e a colorare le ciglia. Sapete che a me piace un effetto bello intenso. Ovviamente mi concentro prima sulla base e poi stendo il prodotto sul resto delle ciglia e mi concentro sempre di più sulla parte finale dell'occhio, per dare un effetto un po' più allungato. Faccio una seconda presa di prodotto, ma comunque già mi piace tantissimo. Ecco l'effetto, guardate quanto è bello. Credo che veramente stavolta ho trovato un sostituto al mio amato Vamp Extreme della Pupa, perché come sapete, per chi mi segue, ultimamente avevo provato diversi mascara low cost, quello della Maybelline, il Big Shot, che comunque ho promosso, e anche quello della, sempre della Maybelline, mi sembra, sì, l'ultimo uscito, il Total Temptation, che mi è piaciuto ancora di più del Big Shot, anche quello l'ho promosso, però entrambi non arrivano al livello del Vamp Extreme, secondo i miei gusti. Invece finalmente questo qui penso proprio che sia come, cioè che mi piaccia quanto quello. Questo forse diciamo punta più sul volume che sulla lunghezza, ma nonostante questo comunque li allunga bene e io ovviamente ho fatto un effetto bello intenso.
E ovviamente tutti questi video che vi ho detto dei mascara che ho provato sono linkati appunto nell'info box. Ora vado a fare l'altro occhio e ci vediamo dopo. Allora, eccomi ritornata con entrambi gli occhi fatti. Come vi ho detto, mi piace tantissimo. Finalmente ho trovato un sostituto al Vamp Extreme di Pupa e in più questo costa anche di meno, perché quello di Pupa non ha un costo super elevato, però diciamo è nella fascia media di prezzo. Invece questo dovrebbe essere proprio low cost, infatti prima vi ho scritto il prezzo. Ora c'è rimasta da vedere la durata e come si comporta nel tempo. Quello della Pupa si comporta benissimo, vediamo se questo anche in questo caso è all'altezza. Ve lo scriverò a fine del video perché non credo che riuscirò a fare la clip, dato che stasera esco e ritornerò domani mattina. In più credo che ci dormirò, quindi vi posso dire anche come resiste durante la notte. So che non va bene dormire truccate, non lo fate, penso che sarà una di quelle rare volte in cui andrò a dormire truccata. Ora vado a finire il resto del make up e ci vediamo per i saluti. Eccomi ritornata con il look finito, ripeto, è il make up che portavo nell'ultimo video e è il mio make up preferito del periodo. È molto veloce e semplice su questi toni del rosato, ma ripeto, potete vedere bene l'applicazione e i prodotti che ho usato appunto nell'ultimo video, che se volete vi lascio linkato qua sopra, che tra l'altro è anche il video dello speciale 100 iscritti, perché siamo arrivati a 109 iscritti e quindi ho fatto un video speciale, una cosa abbastanza simpatica, niente di particolare, ovvero dove mi preparo con voi mentre vi dico 5 curiosità su di me. Quindi ringrazio ancora tutti i 109 iscritti per esservi iscritti appunto al mio canale. Riparlando invece del mascara, mi piace tantissimo, si è asciugato, non scola, per ora non ha scolato, e appunto vi lascerò scritto a fine del video come mi dura nel tempo. Fatemi ovviamente sapere se voi avete questo mascara, come vi trovate, e è un mascara secondo me adatto a chi vuole un bel effetto volumizzante le ciglia. Quindi io vi ringrazio per aver visto il video, grazie se avete lasciato un like, alla prossima, ciao!